Signore e signori, buonasera e bentornati alla sagra del tortello e della bistecca. Come va? Tutto bene? Questo è un appuntamento tradizionale di inizio anno delle formazioni del Folonica Cavorano dello Scarlino, e quest'anno c'è anche un'altra novità, il Massa Valpiana, dopo vi spiegherò tutto. È una bellissima occasione appunto per presentarvi tutte le squadre che fanno parte del panorama Nuova Solmine. Questa sera, dopo aver presentato ieri sera i bimbi della scuola calcio del Follonica Cavorrano e del Massa Valpiana, presenteremo la prima squadra del Follonica Cavorrano con la Juniores, il calcio a 5 femminile, settore giovanile agonistico di Follonica Cavorrano e Massa Valpiana. Juniores, Massa Valpiana, prima squadra dello Scarlino, e Juniores del Massa Valpiana appunto. Allora, ringraziamo intanto il personale della sagra che avete visto si è speso qua per creare questa bellissima serata che in realtà va avanti da 5 giorni, questa è l'ultima serata. Io inizierei subito a presentare qua il parterre de Roi, partendo, vado per ordine con il direttore generale Renato Vagaggini, il presidente Paolo Balloni, il vicepresidente Lorenzo Manzi, il patron l'ingegnere Luigi Manzi, la sindaca di Scarlino Francesca Travison, il neo sindaco, anche la sindaca di Scarlino appunto eletta di nuovo quest'anno per il secondo mandato se non sbaglio, primo mandato eletto quest'anno il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e la sindaca di Cavorrano Stefania Olivieri. Grandissimo applauso. Proseguiamo con Franco Russo, un amico storico del Follonica Cavorrano, il presidente dello Scarlino Miriano Meloni, responsabile comunicazione e marketing del Follonica Cavorrano Alessandro Baglioni, vicepresidente Claudio Trapanese, amministratore Ennio Biagetti. Allora, grandissimo applauso. Chiamo sul palco anche Marco Comparini, responsabile del settore giovanile del Follonica Cavorrano. Se vuole venire anche Fernando Picciarini, che è il segretario del settore giovanile, Riccardo Nelli, preparatore dei portieri, Marco Coralli, responsabile preparatore atletico, e chiamerei sul palco anche il responsabile del Massa Valpiana Dario Ciardiello. Tutti qua sul palco. Allora Marco, intanto farei fare un saluto istituzionale, se me lo permetti, al presidente. Presidente Paolo Balloni ci fa il suo appunto saluto da presidente del Follonica Cavorrano. Buonasera a tutti, mi metto qui per non voltare le spalle a queste persone bellissime che sono sul palco, che grazie a loro, diciamo, mi riferisco al gruppo Solma, si può guardare avanti e guardare il futuro. E poi un rapporto bellissimo con i sindaci che facendo l'augurio di buon lavoro a Neoletti o a Rieletti, insomma, sono una cosa importante, Stefania è ormai una cosa consolidata, però sono una cosa importantissima per il territorio che vogliamo crescere. Allora io vorrei dire due parole che sono dovute per ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di fare questa festa e ci permettono anche di dare un servizio importante di supporto al comune come gli autisti, insomma non vorrei mancare di rispetto a nessuno, ai volontari, ai ragazzi tantissimi, che è una cosa bella. Per quanto riguarda poi la squadra, non è compito mio parlare perché ci sono le persone preposte e sono bravissime. Io vorrei dire una cosa che penso sia importante dirla, cioè ieri sera è stato presentato il settore giovanile, ma si parla in modo costruttivo del Cavorrano Calcio, no? E mi piaceva che in ogni tavolo del gruppo ci fossero allenatori, che non fossero una cosa avulsa a questi ragazzi e poi scorazzarlo tutta la serata. Stasera risiamo un po' sulla stessa strada, cioè cosa voglio dire? Se noi siamo la partner dell'Empo, dell'Elite Sente, il settore giovanile, c'è il calcio, c'è l'immagine e c'è la serietà. I nostri allenatori devono curare i nostri ragazzi anche nell'educazione, perché forse stanno più con loro in campo e con i genitori, e non si possono permettere di scarrozzare, strappare striscioni e andare a girare. Non è compito dei bambini, bisogna educarli noi, e il Follonica Cavorrano deve imparare da queste cose qui a crescere.
e un invito ai allenatori, a dirigente, a comparini, a tutto lo staff che c'è, perché questa cosa è fondamentale, perché quando si entra dentro diciamo, i luoghi di lavoro, tra virgolette, sportivo del Florio Cavorrano, si deve vedere già da lì che siamo una società. E questa è anche la prima squadra che devono dare l'immagine di una certa etica. E qui mi vorrei fermare a questi valori etici che questa società interessa tanto, perché lei dell'etica ne ha fatto una scelta di vita. E noi, mio Florio Cavorrano, questa etica la vogliamo attuare. Vi voglio bene a tutti, grazie alla serata, grazie di essere presenti, grazie a Cristo non ha fatto piove, viva Florio Cavorrano. Grazie Presidente, parole sante. Allora chiamerei qua il Presidente dello Scarlino, Miriano Meloni, che ci spiega intanto cosa abbiamo qua sul tavolo, no? Sì, buonasera a tutti. È uno spot pubblicitario, diceva qualche volta, mi ricordo qualche anni fa, una telefonata ti cambia la vita. E mi ricordo nel 2020 che la sindaca di Scarlino, Francesca Traviso, mi telefonò dicendo che era una grossa difficoltà per la costituzione della squadra Scarlino. Chiaramente io non ero nei poteri di poter fare cose diverse, però l'ingegner Manzi, appena glielo dissi, si sentì coinvolto, e dal 2020 abbiamo preso in mano anche la squadra di Scarlino, oltre a quella del Follonia e Cavorrano. E direi che è stato un percorso molto fruttuoso, perché negli anni non è che ci siamo riguardati di vittorie, ogni anno c'è stato tutto il nuovo, siamo partiti dalla terza categoria, seconda, quest'anno nella prima, mettendoci anche una vittoria nella Coppa di categoria, quindi non ci siamo fatti mancare niente. Io spero che ci sia un seguito a questo, sapendo che dietro di noi c'è una società che è nel suo DNA, quello di apparire, di fare le cose per bene e di sopportare. Quindi io spero che quest'anno, non dico che possiamo andare di sopra, anche se l'aspirazione è questa, però di fare una grande figura per primo anno anche in prima categoria. Saluto tutti e buonasera. Grazie, un grande applauso al Presidente Miriano Meloni. Allora io chiederei un saluto istituzionale anche ai tre sindaci. Andrei per galanteria, non me ne voglia, il nuovo sindaco, appunto per galanteria e ordine alfabetico, la sindaca di Scarlino Francesca Travison, se vuole dire due parole, grazie. Sì, buonasera a tutti, grazie Miriano per le parole, è vero, è andata proprio così. Poi parlando con l'ingegner Manzi mi ha fatto delle promesse quando abbiamo iniziato in terza categoria. Mi sembra che le promesse siano state tutte mantenute e spero il prossimo anno di nuovo di fare un campionato come quest'anno doppio addirittura, coppa e campionato, quindi un in bocca al lupo a tutti, forza Scarlino, posso dire. grazie, un applauso. Ricordiamo, la coppa e il campionato li potete vedere qua sul tavolo. Appunto, io chiedo alla sindaca di Cavorrano, appunto, Stefania Olivieri. Buonasera a tutti, è sempre emozionante, quindi grazie dell'invito. Vabbè, Cavorrano c'ha l'onore di avere lo stadio dove gioca la prima squadra tutte le domeniche e vedere, io quest'anno un po' ho partecipato, quindi non mi potete dire niente, ci capisco giusto, però ho partecipato. E vedere, ecco, tutta la comunità, ma anche la comunità dei paesi vicini unita, è veramente importante. Quindi grazie all'ingegner Manzi e grazie a tutto lo staff del Follonia Cavorrano, e forza Follonia Cavorrano e Scarlino. Grazie, un grande applauso. Allora sindaco, contiamo di vedere anche lei, no, allo stadio quest'anno. Allora buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io, che dire, la partnership ormai tra Follonia e Cavorrano ormai è un qualcosa di acquisito che tutti gli anni porta dei grandi risultati sia sul campo ma anche con i giovani del nostro territorio, con i giovani di tutta la zona nord della provincia. Infatti sia stasera che ieri abbiamo visto un numero di ragazzi, è importante che questi ragazzi nel nostro territorio possano avere la possibilità di giocare e di esprimersi. Quindi un grande in bocca al lupo alla società, alla prima squadra, che oltre al compito di portare a casa
dei grandi risultati, anche quello di dare il buon esempio a tutto il settore giovanile, a tutto il settore dei giovani, dei bambini che giocano a calcio, e quindi un grande augurio e un in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie sindaco. Allora, chiamo a me Marco Comparini, non so dove, eccolo qua. Ve lo dico, stasera abbiamo tantissime squadre da presentare, quindi andremo veramente veloci, ma intanto, insomma, Marco, quest'anno c'è la grande novità del Massa Valpiana, l'abbiamo visto ieri sera, lo vediamo anche questa sera con il settore giovanile e con la Juniores, ci spieghi un po' tutto, grazie. Allora, buonasera a tutti e innanzitutto grazie a questa bellissima cornice di pubblico. Per me è un orgoglio essere responsabile del settore giovanile di questa società che continua ad investire appunto sui ragazzi. E una cosa bella infatti è quella che alcuni ragazzi cresciuti con noi quest'anno siano aggregati alla prima squadra. Questo deve essere un punto di partenza per loro, ma un obiettivo per tutti gli altri ragazzi che sono qua in pista e tutti quelli che lo erano ieri sera, cioè i più piccoli. Quindi l'impegno è massimo affinché, come dice il Presidente, prima diventino uomini e poi buoni giocatori. E l'accordo col Massa Valpiana e diciamo anche lo Scarlino per quello che riguarda la Juniores è, a mio avviso, una collaborazione importante, perché dobbiamo creare un polo calcistico dove i ragazzi possano crescere, essere educati, formati e soprattutto giocare in continuità. L'esperienza ci dice, e questo lo dico soprattutto ai genitori, che i ragazzi più indietro oggi possano essere più avanti domani, quindi l'opportunità di giocare con continuità va cavalcata, perché i ragazzi possono e devono fare dei salti incredibili. Quindi la collaborazione nasce in questo senso, sarà ovviamente coordinata dal Flavio Gavarrano, in primis da me, ma da tutti i nostri tecnici e sotto la supervisione dell'Empoli, che ricordo siamo al secondo anno di un triennio contrattualizzato e siamo un elite center, quindi massimo impegno affinché i ragazzi si possano divertire e crescere, diciamo, sotto la nostra guida. E grazie a tutti. Grazie Marco, un applauso. Allora, direi di andare con le squadre perché appunto sono tantissime. Io chiedo intanto ai ragazzi più giovani di avvicinarsi qua perché si partirà proprio da loro. Partirei con il Follonica Gavorrano, squadra giovanissimi interprovinciali anno 2011, under 14. Prego, venite qua sul palco per cortesia, velocissimi. Allora, l'allenatore dei giovanissimi interprovinciali 2011 è mister Luca Grossi, un applauso. Il collaboratore tecnico è Massimo Salvadori. Andiamo ragazzi tutti in fila sul palco, quando vi chiamerò alzate la mano e fate un passo avanti, mi raccomando, partite da là. Veloci, veloci. Allora, mi raccomando, ogni ragazzo che chiamo voglio un grandissimo applauso, eh? Non vi fate richiamare. Eccoli qua. Allora, abbiamo Jalal Amrush, passo avanti e mano alzata. Davide Baldanzi, Achille Bellocci, Gabriele Bellucci, Federico Bennati, Giuseppe Boscarino, Antonio Capuano, Nicolas Capurzo, Gabriele Chiti, Giuseppe Corea, Giulio Federico, Pietro Gianni, Lorenzo Gracili, Gracili, ok, Massimo Grassini, Marco Lischi, fatevi sentire, David Mangiameli, Lorenzo Marchionni, Diego Martelli, Matteo Morosini, Francesco Nodi, Manuele Palmieri, Alexander Rocchi, Gabriel Santi, Leonardo Tarquini, Antonio Zaccariello, Alessandro Zotti e Samuele Elmi. Allora, non so se i fotografi hanno già provveduto a fare le foto, mettetevi a favore di camera,
mi raccomando. Allora, Marco Comparini dov'è? È scappato. Vieni con me, Marco, vieni con me. Allora, facciamo un grandissimo applauso ai giovanissimi interprovinciali anno 2011 del Fallonica Camorrano. Allora, intanto, prego, potete lasciare il palco, prendervi il vostro applauso. Marco, che squadra è questa? Diciamo due parole su questo gruppo. Ma diciamo che è il primo anno di agonismo, quindi è un calcio nuovo per tutti. Come gli ho detto, la cosa importante è la serietà, il comportamento e l'approccio nel mondo dei grandi, diciamo. Iniziano a vestire i colori sociali grandi come la prima squadra e quindi devono iniziare a seguire un percorso importante. Allora, preparazione iniziata ieri, così come ieri è iniziata la preparazione dei giovanissimi provinciali anno 2010 del Fallonica Camorrano. Grande applauso, under 15, tutti sul palco, velocissimi, con in testa l'allenatore Thomas Rotelli, il collaboratore tecnico Manrico Rotelli e il dirigente accompagnatore Salvatore Raiano. Allora, eccoli qua, prendete il palco, mi raccomando, in ampiezza. Passo avanti e mano alzata. Questi sono i ragazzi del 2010. Riccardo Berti, Riccardo Cacciaguerra, Filippo Calice, Amin Kibi, Cosimo Ciremmi, Gioele Del Rio, Matteo Franchi, Feta Gashir, Filippo Gemignani, Mattia Giglio, Alessandro Loverde, Leonardo Masala o Masala, Andrea Pinzuti, Francesco Raiano, Thomas Ranieri, Samuele Senesi, Daniele Soresina, non c'è, Niccolò Sorvillo e Niccolò Zeno. Allora, i fotografi. Marco Comparini, dov'è Marco Comparini? È sempre qua, rimani qua accanto a me, tanto ti chiamerò tutte le volte. Allora, preparazione iniziata ieri, descrivici questo gruppo. Ma questo è un gruppo già affiatato che ha un obiettivo importante, non sto a dirlo, comunque i ragazzi lo sanno, siamo consapevoli che è un buon gruppo, quindi si devono far valere, tutto qua. Benissimo, allora prendetevi un grandissimo applauso, prego, i giovanissimi provinciali anno 2010 under 15 del Fallonica Camorrano. Io adesso passerei a una delle novità di quest'anno, che è appunto il Massa Valpiana, e chiamo sul palco i giovanissimi provinciali anno 2010 e 2011. Massa Valpiana, giovanissimi provinciali. Grande applauso con l'allenatore Fabrizio Tenerini. A occhio, penso mancherà qualcuno, comunque vi chiamo tutti, mano alzata e passo in avanti anche voi. Eccolo qua, Massa Valpiana, giovanissimi provinciali. Abbiamo Alessio Bianchi, Kevin Campinoti, Rocco Ceccarelli, Cesare Cellini, Gabriel Funghi, applauso anche a chi non c'è, mi raccomando, Gioele Innocenti, Matteo Innocenti, Floalbo Curti, Diego Lolini, Suleimani Nesar, Cristian Nocera. Sei numero 10 qua. Ettore Pallozzi, Davide Pesci, Yasin Ramanowski, Davide Turrini, Daniele Veli, Tommaso Pittel e Daniele Grusca. Allora, qua chiedo all'allenatore. Allenatore, che gruppo abbiamo qua? Ma io è la prima volta che le vedo, quindi
quindi cercheremo di fare il meglio. L'importante è farli crescere divertendosi, quindi credo che alla fine qualche bella soddisfazione ce la prenderemo, ma non, come sempre detto io, di vittoria, di crescita, divertendosi. Assolutamente, la prima volta che vi vedete, ma ci sarà modo, sarà una bellissima stagione anche per voi. Prego, prendetevi tutto l'applauso del pubblico, i giovanissimi provinciali 2010-2011 del Massa Valpiana. Torniamo alle formazioni del settore giovanile bianco-rosso-blu, passiamo agli allievi interprovinciali anno 2009, ovvero Under 16 del Follonica Gavorrano. Velocissimi, velocissimi sul palco. Lo so che voi ancora la preparazione non l'avete iniziata, però insomma dai, si arriva sempre pronti, eh? Il mister è nuovo, quindi a lui la facciamo una domanda, ma vediamo, vediamo. Allora, il mister è Nicola Andreini, applauso è sempre. Il collaboratore tecnico è Gianni Martini. Eccoli qua, tutti schierati, proseguiamo con Matteo Carmisano, Lorenzo Bisceglia, Riccardo Casanova, Aliu Sissé, Jacopo Cornacchini, Alessio Delle Donne, Luca Torelli, Xavier Filomarino, Alessio Gabbiani, Giosuè Gabrielli, Tommaso Giovani, Bruno Iazzetta, Diego La Pietra, Giovanni Lusini. Applausi sempre, Francesco Maestrini, Ronaldinho Micheloni, Filippo Pastorelli, Diego Peccianti, Gabriele Roghi, Michele Savazzi, Alessandro Toninelli, Diego Vestri, Dario Zago e Cristian Zarù. Eccoli qua. Allora, Comparini, Marco Comparini, eccolo qua. Ti tocca alzarti 10.000 volte stasera. Preparazione inizierà il 2 settembre di questo gruppo. Che gruppo abbiamo? Il gruppo dal punto di vista numerico è molto affiatato. I ragazzi sono in un percorso di crescita importante. Il campionato che l'aspetta è un campionato comunque formativo, perché è un campionato interprovinciale che riunisce le province di Grosseto e Livorno. Quindi è un campionato impegnativo in cui i ragazzi devono fare un passo importante di crescita. Perfetto, allora prendetevi un grandissimo applauso sempre a favore dei fotografi. Allievi interprovinciali anno 2009, Under 16 del Follonica Gavorrano. Prego. Allora, abbiamo tantissimi ragazzi, andiamo sempre velocissimi. Chiamo qua sul palco gli allievi regionali anno 2008 Under 17 del Follonica Gavorrano. Mi raccomando, sempre più in fondo, non vi avvicinate. Con mister Alessandro Romagnoli, applausi, e il collaboratore tecnico Simone Bernardini. Veloci ragazzi, prendete il palco, come dice il mister, in ampiezza sempre, o non lo so, o a maglie strette, come vi pare, insomma. Vediamo quest'anno come giocherà questa squadra. Allievi regionali, grande gruppo, come tutti gli altri del resto. Eccoli qua che prendono posto, anche voi mano alzata e passo avanti. Abbiamo Stefano Alfonsi, mi raccomando gli applausi. Gabriele Baldanzi, Michael Berti, Brando Bindi, Niccolò Calice, Giovanni Caramante, Niccolò Cascioli, Daniele Esposito, Gabriele Ferraro, Xavier Francardi, Filippo Franchellucci,
Sebastian Gercai, Lorenzo Grosso, Leonardo Guarini, Griselto Copsti, spero di averlo detto bene, Wadi Mastaki, Paolo Minecuta, Gabriele Nardo, fatevi vedere mi raccomando, Giacomo Pierallini, Matteo Pistolesi, Vincenzo Presta, Emilio Prisco, Adam Radi, Matteo Riva, Tommaso Riva, Edoardo Solari e Alessandro Spadi. Eccolo qua, Marco Comparini, lo chiamo ancora una volta a fianco a me. I fotografi non so se hanno già fatto la foto a tutti i ragazzi. Marco, la preparazione qua è già iniziata il 19 d'agosto, descriviamo questo gruppo. Ma domani hanno la prima amichevole, penso che i mister quest'anno abbiano veramente da fare, perché il gruppo è sia numericamente che qualitativamente importante, quindi spero che facciano veramente un bel campionato, me lo auguro con tutto il cuore. Sicuramente, facciamo un grandissimo applauso agli allievi regionali anno 2008 Under 17 del Follonica Gavorrano. Grazie. Altra novità di quest'anno sono gli allievi provinciali 2008-2009 del Massa Valpiana. Grande applauso, velocissimi, siete in fondo anche voi. Con calma, con l'allenatore Giuseppe Venturi. Prego, anche voi prendetevi il palco, sempre in ampiezza mi raccomando, a partire da destra o alla sinistra del pubblico, come volete. Ricordiamo allievi provinciali 2008 e 2009 del Massa Valpiana, con sempre mano alzata e passo avanti, Giacomo, ah, ecco, mancano gli ultimi due, c'è tempo, Giacomo Bertella, Emanuele Bondi, Josep Daddio, David Wilsiski, l'ho detto bene, non lo so, scusate se l'ho pronunciato male, Baye Modudiop, Teodo Dipse, Yusef El Ammar, Ivan Franchi, Diego Gervasio, Ilias Coribec, Marius Daiu, Luis Andini, Francesco Pastore, Mattia Pesci, Steve Petri, Nicolas Piccolo, sempre gli applausi, Eric Putro, Simone Raffaelli, Serse Rocchi, Izet Romanowski, Marco Russo, Gioele Simonetti, Kevin Straccali, Alessio Tanaglia e Marco Tonelli. Allora, grande applauso mister Giuseppe Venturi, nuovo anche lei? Sì, diciamo nuovo, veramente no, però sono già stato in questa società, ero a Gavorrano Follonia e sono ritornato, quindi non nuovo. Perfetto, comunque è un gruppo con cui ci si divertirà tanto, dai. Allora, prendetevi un grandissimo applauso per gli allievi provinciali 2008 e 2009 del Massa Valpiana. Prego, potete lasciare il palco, grazie. Allora, abbiamo sentito prima il presidente Emiliano Meloni, adesso passiamo allo Scarlino Calcio 2020 con la Juniores Provinciale dello Scarlino Calcio 2020 con l'allenatore, anche lui nuovo, prego, i ragazzi non li vedo, eccoli qua, prego sul palco, con l'allenatore Francesco Tosoni e l'allenatore in seconda Simone Bernardini, il dirigente accompagnatore è Diego Murzi,
Prego ragazzi, sul palco, veloci veloci. Allora, altro bellissimo gruppo, sempre mano alzata e passo avanti decisi, mi raccomando. Grandissimi applausi per Pasquale Ascione, Tommaso Bambi, Eric Barbosa, Diego Bocci, Arsen Borsciuk, non c'è nessuno di questi, Rocco Brogi, Simone Cerquettini, Pape Culibalì, Alessio Cozzolino, Dario Cristofori, Andrea Ginanneschi, Michele Guerrini, Alessandro Mocavero, Wissem Fayed, Alessio Parenti, Alessio Pucci, Matteo Ranieri, Mattia Romagnoli, Lorenzo Rossetti, Tommaso Sacchelli, Tipo Serigne, Andrea Todaro, eccolo qua, Edoardo Olivieri, Massimo Vannucci e Wassin El Kassim. Alla mister, eccoci qua, nuovo anno, nuova stagione, nuovo gruppo, allenatore nuovo, che stagione ci aspettiamo da questo bellissimo gruppo? Un gruppo nuovo, si spera di fare meglio dell'anno scorso, siamo fiduciosi, una bella squadra, una bella società, va tutto bene. E quindi forza Scarlino. Certo, sempre forza Scarlino. Allora, facciamo un grandissimo applauso agli juniores provinciali dello Scarlino Calcio 2020. Allora, la juniores provinciale, in questo caso invece è del Massa Valpiana. Prego qua sul palco. Con l'allenatore Dario Ciardiello. Fate un grande applauso, mi raccomando, alla juniores provinciale del Massa Valpiana. Prego, in ampiezza, ragazzi. Dario Ciardiello, eccolo qua, anche responsabile, appunto, l'abbiamo detto prima. Allora, qua penso anche manchi qualcuno, comunque io chiamo tutti, mi raccomando, un applauso. Allora, Diego Lorenzi, Vincenzo Arena, Domenico Basilicata, Andrea Boccabella, Aliu Camarà, Niccolò Castiglione, Sissé Mohamed, Pasquale Cozzolino, Francesco D'Argenzio, Francesco Fontani, Diego Frullani, Abdullah Gobbini, Edoardo Grassini, Ianco Giabbi, Armando Marino, Omar Fayed, Ribechini, qua non ho il nome se me lo dite voi, Riccardo Ribechini, Daniele Ruggero, Alessio Scorretti, Denis Ulai, Angelo Zaccariello, Lamin Bojan, Fofana Mamadi e Amoaful Junior. Un grandissimo applauso, mister, che gruppo abbiamo qua? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, volevo ringraziare dell'invito le autorità qui presenti e tutto lo staff direttivo del Follonica Caporrano. Allora, innanzitutto siamo contenti di far parte a questa grande famiglia. E niente, quest'anno sarà un'annata, diciamo il primo anno che alleno la juniores, sono tanti anni che alleno qui a Marsa e sono contento del gruppo, soprattutto che comunque facciamo vedere sociale, che è importantissimo per crescere tutti insieme. Benissimo, allora un grandissimo applauso
alla Juniores Provinciale del Massa Valpiana. Prego. Passiamo ad un'altra formazione Juniores. In questo caso è la Juniores Nazionale del Follonica Gavorrano. Grande applauso qua sul palco con l'allenatore Daniele Pagliarini. Grandi applausi, mi raccomando. Allenatore in seconda Roberto Ciampolini. Il preparatore atletico Marco Coralli. L'allenatore dei portieri Riccardo Nelli. Il fisioterapista Matteo Marchi. E dirigente accompagnatore Patrizio Grassi. Prendete il palco. Uccelletti dov'è? È salito Uccelletti, ok. Allora, mi raccomando, mano alzata e passo in avanti. Dragos Agafitei. Filippo Benzi. Gli applausi, eh? Simone Calvi. Sanna Camarà. Niccolò Chinellato. Tommaso Comparini. Alessio Cozzatelli. Francesco Di Cola. Alessandro Ghirlandini. Edoardo Giannoni. Fatevi vedere. Giacomo Mancinelli. Michelangelo Marcatili. Gabriele Masi. Giacomo Miccoli. Mattia Pallini. Giacomo Piazza. Matteo Picci. Giulio Pimpinelli. Francesco Roncalli. Cesare Simoncini. Mattia Sorbillo. Federico Stefanini. Gioele Uccelletti. Passo avanti, prego. Sami Ktimi. E Hamza Amada. Allora, qua abbiamo iniziato già la preparazione, Daniele. E il 14 di settembre avremo la prima amichevole contro la Pistoiese, la prima di campionato contro la Pistoiese in casa. Preparazione iniziata il 12 d'agosto. Bellissimo gruppo, anche quest'anno. Sì, sì, siamo molto contenti. I ragazzi provengono per la quasi totalità dal settore giovanile, per cui è un orgoglio per noi, insomma, fare questo campionato molto difficile, molto impegnativo. Ci metteremo tutta per far bene. E siamo sicuri che sarà così. Allora, non so se i fotografi hanno già fatto, facciamo un grandissimo applauso alla Juniores Nazionale del Follonica Gavorrano. Prego, potete lasciare il palco, grazie. Andiamo veloci, siamo quasi addirittura. Io chiamerei qua sul palco la prima squadra dello Scarlino Calcio 2020. Grande applauso. Prego qua sul palco. Presentiamo intanto che i ragazzi salgono sul palco, presentiamo il direttore sportivo Piero Livaldi. Applausi. L'allenatore Massimo Cavaglioni. Mi raccomando, fatevi sentire, L'allenatore in seconda Michele Valvani. Il preparatore dei portieri Alex Balestri. Il segretario Guelfo Guglietta. E i dirigenti accompagnatori Luigi Natali e Francesco Vecchiarelli. Prego, prego sul palco in ampiezza, grazie. Eccoli qua, ci siamo tutti, sì. Qui andiamo per ruolo, dai. Ci siamo? Con il portiere Stefano Bigoni, classe 92.
e il portiere Leonardo Buzzegoli, classe 2004. Passiamo ai difensori. Abdallah Bajedia, classe 2000. Lorenzo Battaglini, classe 2004. Emilio Dierna, classe 87. Dario Milianti, classe 83. Federico Montomoli, classe 93. E Cristian Moretti, classe 1992. Avanti, mi raccomando. Passiamo ai centrocampisti. Manuel Antonini, classe 2004. Lorenzo Bianchi, classe 2000. Poi abbiamo un 94, Marco Bigliazzi. Andrea Bracciali, classe 99. Tommaso Ciurli, classe 2002. Alessio Fabri, classe 95. Filippo Mazzinghi, classe 90. Tommaso Nelli, classe 2004. E Matteo Vecci, classe 96. Gli attaccanti: Niccolò Calabrese, classe 99. Fatevi sentire. Gabriele Falchini, classe 86. Andrea Monterisi, classe 93. Vincenzo Vento, classe 89. E Simone Zaccaria, classe 1998. Allora, i fotografi qua, mi raccomando, schieratevi bene. Allenatore, mister Massimo Cavaglioni, ripetersi, sarà dura, sarà... È stata una bellissima cavalcata quella dell'anno scorso, vittoria in seconda categoria, vittoria in Coppa Toscana di seconda categoria, bellissimo gruppo, tanti nuovi, tanti rimasti dallo scorso anno, ma comunque sempre un bellissimo gruppo. Ah, sicuramente, intanto buonasera a tutti, ringrazio la società, tutti voi per questa bellissima festa che avete organizzato. E per quanto riguarda la squadra, noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare, perché abbiamo un impegno importante, anche se affrontiamo un campionato nuovo con giocatori esperti, e di conseguenza cercheremo e sicuramente ci impegneremo fino in fondo per dare soddisfazioni sia per noi che per la società. Assolutamente, allora facciamo un grandissimo in bocca al lupo anche per la nuova avventura in prima categoria allo Scarlino Calcio 2020. Prego. Allora, io intanto chiamerei, non so se sono presenti, ma le nominiamo lo stesso. Nel frattempo chiamo sul palco la prima squadra del Follonica Gavorrano. Mentre i ragazzi salgono sul palco, presentiamo la formazione del calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano con l'allenatore Roberto D'Antoni. Le ragazze anche quest'anno sono, sappiamo da quello che ci hanno detto, insomma, sono già agguerrite, si prepareranno benissimo anche quest'anno, e sono Giulia Falcinelli, facciamo un applauso anche alle ragazze, Mayra Barahona, Serena Vincenti, Simona Zorzi, Viviana Alocci, Sara Bargelli, Alessandra Falcini, Sara Gobbi, Michele Proietti, Anna Abate, Silvia Borelli, Roberta Gori, Marianna Rinaldi, Rebecca Bertini e Giulia D'Antoni. Allora, mentre la prima squadra del Follonica Gavorrano, a cui facciamo un applauso, dai, forza! Sale sul palco, vi presento lo staff bianco-rosso-blu, composto dall'allenatore Marco Masi. Fatemi sentire. Novità di quest'anno, l'abbiamo già visto anche ieri sera, Corrado Ingenito, allenatore in seconda. Paolo Filippin, preparatore atletico. Applausi, eh? Federico Callai, preparatore dei portieri. Il match analyst Marco Niccolini.
il responsabile sanitario, il dottor Filippo Chiechi, i fisioterapisti Matteo Marchi e Simone Bicocchi, il magazziniere Tommaso Maci. Dov'è Tommaso? Eccolo là. Il segretario Marcello Cavicchioli, il direttore generale Renato Vagagini. Eccolo qua. Renato, volevi dire qualcosa intanto? Vorrei dire grazie a tutti di essere intervenuti e questa squadra spera di riconfermarsi dopo il campionato che hanno fatto l'anno scorso. Questo va a ministro ai ragazzi di farsi valere. Sicuramente sarà così. Allora, chiamiamo i portieri. Il numero 1, Giulio Manrique Antonini. Passo avanti e mano alzata. Classe 2004. Il numero 12, Gioele Uccelletti. Classe 2006. Il numero 22, Andrew Romano. Classe 2005. I difensori. Con il 2, Lorenzo Cellai. Classe 2004. Con il 3, Matteo Morelli. Fatemi vedere che non vi sto vedendo, mi raccomando. Il numero 5, Domenico Brunetti. Classe 95. Il numero 6, Nicolas D'Agata. Classe 2002. Il 14, Riccardo Scartoni. Classe 2005. E il numero 16, Giulio Pimpinelli. Classe 2008, il più giovane. I centrocampisti, con il numero 4, Alberto Pignat. Classe 94, con il 7, Giulio Grifoni. Questo è nuovo, eh? Classe 93. Il numero 8, Matteo Masini. Classe 2005, gli applausi. Con il numero 11, Talla Suare. Classe 97. Con il 18, Esmeraldo Condai. Classe 2001. Con il 20, Enrico Tatti. Classe 2006. Con il 21, Sebastian Kret. 2006 anche lui. E con il 23, Fabrizio Losicco. Classe 1991, il nuovo capitano. Abbiamo anche Tommaso Scartabelli con il 19, classe 2006. E chiudiamo i centrocampisti con il numero 25, Simone Calvi, classe 2007. Gli attaccanti bianco-rosso-blu con il numero 9, Antonino Pino, classe 2000. Con il numero 10, Andrea Zini, classe 98. Con il 77, Gabriele Cherneso. Con il 96, Nicolas Deste. Classe 96. Con il 13, Mattia Pallini. Classe 2006. Questa qua è la prima squadra del Follonica Gavorrano 2024-2025. Grande applauso, mi raccomando, fotografi. Allora, chiamo qua sul palco accanto a me l'ingegnere, il patron, Luigi Manzi. Eccolo qua, la parola al patron. Beh, intanto facciamoci un urrà tutti quanti insieme. Ip ip! Urrà! Ecco ragazzi, questa è una delle squadre che con l'aiuto della nuova Solmine siamo riusciti a mettere in piedi. Io sono fortemente emozionato a vedere tutta questa gente intorno a noi e vi devo dire, se la prima squadra può, ha i numeri per poter tentare anche di arrivare ai massimi livelli, noi siamo condizionati dal fatto di non avere una struttura idonea. Sapete, per fare calcio
non ci vogliono soltanto i fondi, ci vogliono i tifosi e le strutture, oltre che i giocatori. I tifosi sono i principali stakeholder, e però devo dire che durante l'anno non vedo molti tifosi a seguire le squadre, sia quelli dello Scarlino che quelli del Gavorrano. E questo è un appello che faccio: venite allo stadio, dateci una mano a farci diventare sempre più forti. Poi le strutture, dietro qui ai giocatori ci sono tre eminenti rappresentanti delle istituzioni, a loro dico: fateci una struttura idonea per poter competere anche in Serie C. Questi signori sono in grado di poter fare la Serie C, come quelli dello Scarlino sono in grado di poter essere promossi. Fra l'altro non vi nascondo che per me lo Scarlino è la squadra più importante, in quanto rappresenta il comune che è sede del nostro impianto. Quindi a Dierna e compagni dico: datevi da fare per essere promossi, perché non abbiamo alternative. La stessa cosa, un augurio voglio fare anche alla Massetana. La Massetana gioca in promozione quest'anno, quindi tutto sommato anche lei ha fatto molto bene. Bene, tutto intorno abbiamo raccolto tutto il calcio dell'Alta Maremma. Qui potremmo dire che potremmo fare una miscela e far diventare tutto colline metallifere. Chissà, è un progetto al quale noi tendiamo, è un progetto che ci vede, però abbiamo bisogno, come vi dicevo prima, del supporto di tutti i tifosi, delle strutture. Le strutture, per quanto noi abbiamo tantissime strutture, ci manca quella più importante per poter fare la Serie C. E se avessimo quella, ci proveremmo. Non avendo quella, quest'anno penso che questa squadra di fortissimi campioni cercherà di replicare un'annata bella come quella che abbiamo fatto l'anno passato. Io mi auguro che siano degni di poterlo fare, hanno tutti i numeri, hanno uno staff tecnico importante. Non so se avete notato, ma tutto l'organico che fa parte, che è sponsorizzato dalla Nuova Solmine, rappresenta circa 500 persone. È un'azienda di medie dimensioni che viene fatta da dirigenti importantissimi, da dirigenti molto seri che si danno da fare per poter promuovere il calcio in Maremma. Noi siamo diventati una grande e una bella realtà, spero col vostro aiuto di poter consolidare e di andare sempre più avanti. No, spero che durante l'annata confermeremo le aspettative. Io mi auguro soprattutto che i giovani crescano. Sappiate che quest'anno in prima squadra sono stati chiamati ad allenarsi 5 ragazzi della cantera. Questo è un grande risultato, vuol dire che stiamo lavorando, fra l'altro con l'aiuto dell'Empoli, per far diventare questo fenomeno un fenomeno scientificamente testato. Non lavoriamo di imbracciatura, lavoriamo con un piglio scientifico e con un approccio molto tecnico, e questo significa che qui si sta facendo qualcosa di grande, fatta in maniera molto seria. Io mi auguro che tutto vada bene, mi congratulo con voi per essere presenti qui, ci avete dato un grande conforto. Saluto i sindaci che sono con noi stasera e mi auguro che loro si siano resi conto dello sforzo che stiamo facendo, e un grande in bocca al lupo a tutti, e che il calcio viva in Maremma e nell'Alta Maremma e diventi colline metallifere. Buonasera a tutti. Allora, grandissimo applauso al patron, l'ingegner Luigi Manzi, grandissimo applauso al Follonica Gavorrano, allo Scarlino Calcio 2020, al Massa Valpiana. Allora, prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti ufficiali: abbiamo l'esordio in Coppa di Serie D, Coppa Italia di Serie D, il 1° di settembre allo stadio Mazzervisi Matteini contro il Sasso Marconi, se non ero, giusto mister? E lo Scarlino giocherà invece in Coppa Toscana sempre il 1° settembre al Beppe Poli contro il Fonteblanda. Un grandissimo applauso, sostenete ragazzi e buonanotte a tutti!